Domenica prossima si svolgerà la quinta edizione dell'AM Abruzzo Marathon, ciclisti mountain bike attraverso tutti i paesi dell'Alto Sangro, una gara ricca di emozioni. Domenica prossima si svolgerà la quinta edizione dell'AM Abruzzo Marathon, ospite in studio l'organizzatore Luigi Troiano che salutiamo, buonasera e ci spiega di cosa si tratta. Allora, AM Abruzzo Bike Marathon è una gara che abbraccia gli altopiani maggiori d'Abruzzo, infatti il nome AM Abruzzo va a identificare la zona in cui si va a svolgere questa gara di mountain bike. Una gara di mountain bike marathon è una gara lunga, una gara di endurance, una gara di durata, infatti proprio per questo l'abbiamo collocata sul nostro territorio, abbiamo cercato in tutte le maniere di organizzarla con il tempo questa gara per riuscire ad abbracciare tutto il territorio e rendere i nostri paesi un luogo di partenza non solo per le competizioni ciclistiche, in questo caso competizione ciclistica, ma anche per il futuro, cioè il futuro visto dal punto di vista turistico e ricettivo della bicicletta. E in effetti la particolarità di questa gara lo vediamo dalle immagini, è proprio lo scenario. Sì, lo scenario. Una caratteristica della nostra competizione è quella di attraversare tutti i borghi. In ordine di percorrenza si partirà da Rivisondoli, si entrerà nel centro storico di Pesco Costanzo, dopodiché si andrà a Roccapia e infine a Roccaraso per rientrare a Rivisondoli. Tutti i paesi sono contentissimi di accogliere i ciclisti, già ce ne sono tanti sul nostro territorio, ma grazie a questa nostra iniziativa e tante altre che la Federazione Ciclistica Italiana organizza sul nostro territorio siamo riusciti a veicolare un nuovo tipo di turismo, il turismo ciclabile.